Noi facciamo una pizza che è esclusivamente fatta con lievito naturale e con farine biologiche macinate a pietra. Un lievito che ci facciamo noi, che manteniamo in vita tutti i giorni. La parte più importante di quello che facciamo, che è quello che mettiamo dentro il nostro corpo, è una cosa incredibilmente a noi sconosciuta. Facciamo sempre l'esempio che il 60% degli italiani sanno cos'è una BS, il 4% sa la differenza tra grano tenero e grano duro. Che incredibile, no? Che è quello su cui si basa tutta la nostra dieta, la pasta e il pane. E allora l'idea era quella, l'idea era cercare di creare dei luoghi con la produzione a vista, con la didattica, con la cartellonistica, per andare a raccontare che cos'è quello che mangiamo. Allora, noi oggi abbiamo 19 punti vendita e 19 aziende di agroalimentare italiano di livello molto alto, dai formaggi ai salumi al vino. L'anno scorso abbiamo fatto circa 220 milioni di euro di fatturato totale, quest'anno andiamo ad aggiungere un negozio che probabilmente ne farà 60 da solo, pensiamo di chiudere a 350 e di continuare a salire fino al 2015. Devo dire che qualsiasi prodotto che porti il timbro Made in Italy è apprezzatissimo. Noi, grazie a Dio, abbiamo il nostro allevamento, quindi garantiamo con il nostro allevamento la filiera alimentare nel suo complesso, perché utilizziamo solo materie prime accertate, utilizziamo solo il latte proveniente dalla nostra azienda. Je suis venu ici pour pouvoir découvrir un petit peu tous les produits et avoir toute la diversité dans un seul endroit et de pouvoir profiter des produits qui viennent directement de producteurs directs. Forse un po', ecco, ci rimpiangiamo un po' le botteghe, no? La piccola bottega dove si parlava, si chiacchierava di più. Qui, ecco, c'è un grande centro commerciale, tutte cose di prima qualità. Sì, poi gliela pesiamo noi. Sicuramente la crisi c'è, ma non pensando solo a vedere cosa, perché io ho visto persone che guardano tutto, bisogna vedere se poi comprano, quello...